La seconda giornata della prova di Coppa del Mondo di Zhang Ho si chiude con la gara, la finale della pistola 25 metri donne. Atlete iscritte alla gara erano 64, una sola azzurra in competizione, Giustina Chiaberto che con 553 punti ha chiuso al 62esimo posto. Chiarire il lotto delle otto finaliste è stato necessario uno spareggio a cinque atlete. L'ha spuntata la bulgara Maria Grozeva con 581 punti e lo shoot-off di 50 punti come l'indiana Anisa Sayed. Si sono fermate a 47 la svizzera Dittelme, a 46 il Zoran Aunovic e a 44 Claudia Verdicchio Krause. Altra serie di 5 colpi poi tra Grozeva e Sayed, ancora 50 per la bulgara, 47 per l'indiana, quindi è la prima delle escluse di questa gara. Quattro serie da 5 colpi ciascuna, 3 secondi per eseguire la serie, 7 secondi di pausa per ogni serie. Queste le specifiche tecniche, diciamo, della gara di pistola 25 metri. Zoran Aunovic è sicuramente un'altra delle escluse eccellenti di questa competizione. Per quanto riguarda Maria Grozeva, atleta bulgara di enorme esperienza internazionale, questi 2,50 nei due spareggi disputati, il primo a 5, il secondo a 2, a dimostrazione proprio di questo. E chissà, in virtù di questa entrata in finale, guardate, proprio di Maria Grozeva, infatti è il record del mondo in finale, 796,7. Vi dicevo, una grandissima atleta. È vero, un distacco importante: 581 il suo punteggio, 589 è quello di Ying Chen, la cinese, che ha il primo punteggio di finale. Ma ecco qui il calo completo: iniziamo dal basso: 581 Grozeva, 583 Selgvadze, 584 Dulutsen, 585 Triad, 585 anche Briguan, poi Kostelic, Boneva e Chen. Una finale per buona parte asiatica, perché anche la tedesca Monbiard Olsen è di origine mongola, mongola e o Triad, le uniche due non asiatiche, anzi tre non asiatiche, sono la georgiana Salukhtvadze, la bulgara Antonaeta Boneva, e mi dicevo, lo è di passaporto se non di squadra, Dorsien, e poi l'altra bulgara Grozeva. Due bulgare, due cinesi, due mongole, virgola, anche se una ormai compete per la Germania da ormai diversi anni. La scuola è quella, non si scappa. Peraltro, vi dicevo di Munke Bayar, Doris Ren ha partecipato come tiratrice mongola ai giochi asiatici ancora fino al 2000, poi il cambio di passaporto dal 2001, campionati europei per lei. Allora, Maria Grozeva, vi dicevo, eccolo lì, l'oro olimpico di Atene, l'oro olimpico di Sydney, campionessa del mondo. È lì, ultimo punteggio d'ammissione per lei. Non ha sparato strepitosamente bene, lo ha fatto però negli spareggi, sparando molto molto bene. Georgia, Nina, Salukhvadze, per quanto mi riguarda, ancora medaglia olimpica, quella dei giochi olimpici di Seoul dell'88, campionessa vincitrice delle finali Coppa del Mondo del 2010, altra atleta di enorme esperienza internazionale. A quell'oro olimpico dobbiamo anche aggiungere l'argento e bronzo, tra l'altro nei 10 metri, sempre Olimpiadi asiatiche, ovvero sia Seoul 88 e Pechino 2008. Poi ha vinto davvero di tutto.
altri atleta con cui bisogna necessariamente fare i conti, visto il suo enorme bagaglio tecnico. 581, il 83, il suo punteggio di ammissione. Ed eccola qui, la tedesca mongola di nascita, Moon Bayar Dorigsen, bronzo ai Giochi Olimpici di Barcellona con la Mongolia, bronzo ai Giochi Olimpici di Pechino con la Germania e poi con passaporto tedesco la vittoria ai mondiali di Lati. Tiratrice anche lei di enorme esperienza internazionale, il matrimonio ha cambiato nazionalità, ma non ha certamente cambiato l'elevatissimo tasso tecnico di questa tiratrice di assoluto rilievo, anche se insomma è ormai una quarantenne, estremamente combattiva, 20 anni in più di qualche altra atleta mongola. Gwangema Hotriad, anche lei indubbiamente un elemento con cui bisogna fare assolutamente i conti. Nel 2008 su quel podio c'era, sul secondo nel podio, Hotriad e bronzo Dorsuguyen, una strepitosa per la Mongolia gara con il record olimpico eguagliato proprio da Hotriad. Anche lei ha vinto qualcosina in meno rispetto al Dorsuguyen, ma è atleta di strepitoso valore per quanto riguarda questa disciplina. Linea di tiro 4 invece per Xing Wan, le cinesi, una continua fucina. Questa è una delle ultime novità. Si è affacciata in Coppa del Mondo nel 2009, vincendo la prova di Monaco. Nel 2010 è scomparsa. Torna nel 2011, è stata in questa società argento nella gara che si è disputata a Sydney un paio di settimane fa. .585 per Ioanna. Per quanto riguarda invece Olena Kosevich sulla linea di tiro 3, 586 il suo punteggio di ammissione. Anche in questo caso, beh, abbiamo una medaglia olimpica, ma nei 10 metri abbiamo una campionessa del mondo nei 10 metri, una vincitrice di finale nei 10 metri, nella pistola da 25 metri. Non vale quanto i 10, ma è di enorme esperienza anch'essa. Bisogna assolutamente farne i conti. E poi Antonaita Boneva, bulgara. La scuola bulgara da sempre in questa disciplina è assolutamente all'avanguardia. E in questo lotto incredibile di partecipanti, indubbiamente quella che ha vinto meno. È un classe 86. Difficile che possa avere i livelli delle strepitose atlete che fin qua vi abbiamo illustrato. È il futuro. In Coppa del Mondo più di questo difficilmente potrà fare. E adesso sulla linea di tiro 1, la seconda cinese in gara, Ying Chen, decisamente più conosciuta di Yuang, questa atleta che ha vinto la medaglia olimpica a Pechino, era arrivata quarta ad Atene, ha vinto Mondiale a non finire, Coppa del Mondo a non finire, insomma questa è un'atleta di assoluto rilievo, questa è una finale di altissimo tasso tecnico, senza alcuna ombra di dubbio. C'è la scuola asiatica, c'è la scuola bulgara, il meglio in assoluto con due inserimenti. Quello di Nina Seruvalze per quanto riguarda la Georgia. E allora andiamo a goderci questa finale di elevatissimo tasso tecnico. 594 record del mondo in fase di qualificazione, non ci si è avvicinati oggi, ci si è fermati a 589, 5 punti in meno, ma un solo punto dal record olimpico, a dimostrazione del altissimo valore di questa finale. Finale che peraltro, proprio in virtù del
l'altissimo lotto di partecipanti è quanto mai aperta. Distacchi contano e non contano qualificazione. Certo, 7 punti che si porta in eredità Maria Grozeva non sono pochi rispetto a Chen, ma per il resto si è molto molto vicini, un po' tutti. È difficile obiettivamente, insomma, da laggiù puntare la rimonta, ma per il resto siamo davvero lì. E Chen nel tiro rapido sarà strepitoso a 2,96-1,100 nella fase di qualificazione, nel tiro di precisione 96-97 ed un 98, qualcosa cede, ma assolutamente in linea con gli altri. Peraltro è l'unico atleta con o tried ad aver segnato un 100 nelle fasi di qualificazione per quanto riguarda il tiro rapido. Nella precisione Kostevic ha fatto altrettanto. Grazie. 5,89 per Chen, 5,87 per Boreva, 5,86 per Kostevic. E sì, per Kostevic, insomma, è tutto molto molto vicino. E allora è il momento del via della finale della pistola 25 metri femminile. 4 serie da 5 colpi. Maria Grozeva e Nina Selgvadze. Due medaglie d'oro olimpiche, una accanto all'altra. Anzi, di medaglie ce ne sono parecchie olimpiche a collo di tutte e due. Un club di tiro, Selgvadze, che porta proprio il suo nome a Tbilisi. Sette secondi di pausa, tra un colpo e l'altro dei 5 di ogni serie. Quel 9-3 paga un po' per quanto riguarda Wang. Quarto colpo di 5 di questa serie, 10-4 per Boneva. Finalmente torna a sparare ai suoi livelli e torniamo sulla coppia di coda, Grozeva, Selgvadze. 49-6 per la Georgiana. Assolutamente di buon livello la sua serie. Buonasera. 51,2 per Chen, 50 netto per Boneva, 50,4 per Kostevic, 52,3 per Dorsu Yen, 51,3 per Wan, 50,9 per Otriad, 49,6 per Nino Salukvadze. E 50,4 per Grozeva. E 16, 9, 3, 9, 9, 16, 19 per Xingyang, con 51,3 tra i migliori punteggi di questa prima serie. Il migliore in assoluto è quello di Dorsey Yen, 52,3, 10,5, 10,5, 10,3, 10,6, 10 e 4. Davvero una grandissima serie per la tedesca di squadra. Mettiamolo così, ma tra questa sfida tra medaglie olimpiche ce ne sono 6 su 8 in gara, e di queste 8, 4 sono campionesse olimpiche, e la cinese
Chen e quella in carica. O Triad e la medaglia d'argento di quei giochi, Dorsu Yen, quella di bronzo. Difficile pretendere di più in una finale di Coppa del Mondo, le tre medaglie olimpiche in carica sulla stessa linea di tiro. Seconda serie, altri 5 colpi, 7 secondi di pausa tra un colpo e l'altro. Doris Uren con la divisa della nazionale tedesca. O Triad per la Mongolia. Entrambe nate ad Ulaanbaatar. Primo colpo della seconda serie. Dieci e mezzo, 9.8 per Eo Triad. Qui si complica la vita. Dieci punto sette per 9.7 per Kostevic. Chen con il secondo colpo di finale, 10.9, secondo colpo di questa serie finale. Salvase è quella che ha sparato peggio fin qui. Leo Triad è l'unico colpo sbagliato, completamente fuori rosa, quello basso, quel 9.8 iniziale, anzi quell'8.9 vista la posizione della quarta serie per Chen. 10-2, 19, 10, 10-4, 10-6. Per Lursien 10.5, 10-3, 9-3, 10-6, 10-4. Per Juan 10.5, 10.2, 10, 10.6, 10.3. E tutte assolutamente di buonissimo livello. Con Chen non sembra avere particolarmente problemi a controllare questa finale. Dorsurien 687.4 complessivo fin qui. Salkvadze 682.4, ormai scivola lentamente indietro. Grozdeva in 680.9 anch'essa, scivola lentamente indietro. Ha recuperato qualche decimale alla diretta avversaria, ma nulla di più. Troppo poco per venire fuori. Allora, le due cinesi lì davanti con Bonaeva e Kostevic che provano a inseguire. Anche se Olena Kostevic su questa serie 9-7, 10-4, 9-1, 9.5, 9-3. Si è di fatto tirata fuori dai giochi una pessima serie, un solo 10. Tutti 10 per Chen, tra 10 netto e 10.9 addirittura. Tutti 10 per Wan, tra 10 e il 10.6. Tutti 10 per Bonaeva, tra il 10.2 e il 10.6. E queste sono le uniche atlete che in questa seconda serie di 5 colpi sono mantenute di tutto oltre il 10. Terza e penultima serie da 5 colpi, 7 secondi tra un colpo e l'altro. Olena Kostevic. Campionessa olimpica ad Atene.
Campionessa mondiale all'ATI 2002. Ha vinto l'ultima prova di Coppa del Mondo, quella di Sydney. Dieci punto uno. Grozeva. Sa, serie da 49 e mezzo, la seconda. Anche lei in calo nella seconda serie rispetto alla prima. Juan Kostevic. 51-1 come serie finale per Juan. E continua, tra l'altro, la sua gara con Chen. Per entrambi un 9.7 in questa seconda serie. Rimangono praticamente immutati i distacchi. 743 Chen, 709 7 Boneva, 739 Yuan. Poi i distacchi sono importanti. Dorsuyen, Triad, fino a Dorsuyen potremmo anche rientrarci. Poi Triad, Kostevic, Grozeva, Sagluvadze. Distacchi troppo importanti per quanto una gara questa in cui i recuperi siano comunque possibili, ma è cambiato fondamentalmente molto molto poco. Le quattro di coda sono rimaste in coda, le quattro di testa sono lì a provare a gestire la gara. 554.4 per Montbéliard Dorisurien, il miglior punteggio di finale, ma appena un decimo in più di Chen e 4 in più di Guan. Difficile andare a riprendere. Per Boneva invece la Bulgara al momento di difettare è entrata con 587, ha già perso molto terreno nei confronti di Guan, via 2 punti, scendono solamente a 7 decimi adesso. Di conseguenza, quest'ultima serie che si va a sparare potrebbe mettere in difficoltà. Per quanto riguarda Boneva, paga certamente l'8.8 del secondo colpo della prima serie, ha perso di fatto 1,5 punti lì, quel 1,5 punti adesso continua a pagare. Una sola volta sotto il 10 Chen, primo colpo della terza serie, un 9.7, 2 volte sotto il 10 Yuan invece, secondo colpo della prima serie e quarto della quarta, rispettivamente 9,3 e 9,7. La regolarità è assolutamente costante. Per quanto riguarda Chen, rischia sempre nel colpo iniziale delle serie, fase centrale assolutamente perfetta. Boneva quell'8.8 gli è obiettivamente scappato, l'abbiamo visto anche in grafica, decisamente in basso e a destra rispetto alla rosata costante invece delle altre serie. Ultima serie, ultimi 5 colpi per assegnare la medaglia d'oro della finale della pistola 25 metri della seconda prova di Coppa del Mondo di Changwu, Corea. Le 3 medaglie olimpiche in carica, oro, argento e bronzo sulle linee di tiro. La campionessa olimpica Chen a giocarsi l'oro. 8 finaliste, 6 medagliate olimpiche, 4 campionesse olimpiche. Più di così è difficile, eh? Boneva. Deve sparare sopra il 52 per garantirsi l'argento. Apre con un 10.7, benissimo. Versi Yen. 10, 8.7. Addio bronzo. E qui, attenzione, Chen. Campionessa olimpica in carica. 10.4, 10.1, 10.3. Juan alla caccia dell'oro, un 10,4 e un 10,9. 10,4 adesso. Boneva in 2 colpi ha perso 6 decimi. Ancora Chen.
10.2, 10.3, quindi medaglia d'oro senza alcun dubbio per la campionessa olimpica in carica Yin Chen, per un totale di 794.6. E c'è il sorpasso qui di Ying Yuan Suboneva, argento per la seconda cinese in gara, 791.3 per Ying, medaglia di bronzo per la bulgara Antoneta Boneva con 791.2. Poi quarto posto per Dorso Yen, 688.5, quinto per la mongola Autriad, 787.1. Sesto posto per l'Ucraina Olena Kostevich, 783.9, settimo per Maria Grozeva, 782.3 e ottavo per Nino Saluvaze, 778.9. Per Ying Chen è la nona vittoria in una prova di Coppa del Mondo. Per quanto riguarda invece Ying Wan, aggiunge il terzo argento, il secondo di questa stagione nel suo al momento molto striminzito palmarès, in virtù di una carriera che è nella squadra cinese assai complicata visto l'ampio lotto. E poi è Boneva che aggiunge un bronzo e due che già aveva in Coppa del Mondo. Una gara vinta dalla campionessa olimpica in carica, dimostrazione che Londra è alle porte e ormai chi deve vincere sta già facendo sul serio e molto.